Il problema della trasformazione delle produzioni, dell'evoluzione del diesel, ma anche della trasformazione delle produzioni, è un tema che va assolutamente posto e affrontato. Superare i vecchi modelli produttivi non è solo auspicabile ma necessario. Da Prata Principato Ultra, Maurizio Landini, membro della segreteria nazionale della CGIL, chiede ai vertici di FCA di cambiare rotta. Serve a salvare i livelli occupazionali ma anche a mettere al riparo il colosso industriale. Andare oltre il diesel è questa la prospettiva. Nel frattempo, nel vicino stabilimento di Prato La Serra, i problemi restano. Siamo in presenza ancora di cassa integrazione, quindi anche nell'ultimo periodo 5-6 giorni al mese non si lavora. E come noto, il problema è che nei prossimi anni in tutto il settore automobilistico si sta andando verso un cambio tecnologico molto profondo che riguarda sia i motori elettrici sia i motori ibridi, e quindi è evidente che c'è un problema, che pensare di rimanere solo sul motore diesel rischia di non avere un futuro. L'altro fronte caldo è l'ex Irisbus. Dopo l'ennesimo rinvio dell'ennesimo vertice, dice Landini, la situazione non è più tollerabile. C'è bisogno che all'interno di quell'assetto proprietario sia rafforzato il ruolo della presenza pubblica, che può essere sia quella di Finmeccanica sia anche quella di Vimitalio o di altri soggetti, anche perché bisogna cominciare a produrre gli autobus delle gare che sono state vinte nel nostro paese, e questo è un tema che non può più essere rinviato, e anche lì c'è un problema di politica generale di quel paese qui. Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha stanziato per i prossimi anni diversi miliardi per andare al rinnovo del parco autobus. La follia è che noi non abbiamo ancora le aziende nel nostro paese pronte a fare gli autobus che sono da fare. Con le elezioni alle porte, Landini è preoccupato che i lavoratori restino senza rappresentanza. Già dai tempi del progetto della coalizione sociale più volte era stato dato come imminente il suo ingresso in politica, così non è stato. Come vedete sono ancora nel sindacato, no? Erano ogni anno che sarei andato in politica, faccio il sindacalista, e la proposta di coalizione sociale era rivolta all'unificazione del mondo del lavoro, che mi pare che sia ancora molto diviso, no? Sul piano politico mi sembra che il problema sia evidente, che non c'è una rappresentanza del lavoro, ma la preoccupazione che io ho è che aumenti il numero di gente che a votare non ci va.